Ciao a tutti da streamardo.com, quest'oggi facciamo vedere l'unboxing del nuovo Speedlink Qdos Z9, nuovo gaming mouse della casa tedesca che presenta il sensore Avago 9008. Come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola abbiamo il logo dell'azienda con alcune bolline che ci indicano le funzionalità del prodotto, come la possibilità di creare delle macro, la risoluzione massima del sensore. E la possibilità di scaricare il software del mouse. Più in basso troviamo al centro troviamo l'immagine del prodotto, con in basso il nome del prodotto stesso, e ancora più in basso troviamo alcune bolline che ci indicano le specifiche del prodotto, come la presenza di un cavo da lungo 1,8 metri, il cavo è realizzato in tessuto, abbiamo la possibilità di cambiare DPI il profilo direttamente on the fly tramite due tasti configurati sul mouse, la presenza di 9 pulsanti programmabili e la funzionalità dello scroll di avere anche i tasti laterali. E inoltre abbiamo la presenza di una memoria onboard per salvare i nostri profili, ovviamente. Più in basso abbiamo alcune caratteristiche del prodotto scritte in varie lingue. Nella parte posteriore cosa abbiamo? Abbiamo alcune caratteristiche del prodotto scritte in varie lingue, tra cui l'italiano. Abbiamo indicato la compatibilità di questo prodotto con vari sistemi Windows e non Mac, da che Windows vanno dall'XP all'8. E abbiamo una tabella che ci indica il contenuto della confezione e i requisiti di sistema per far funzionare questo prodotto. I lati, allora, il lato sinistro cosa riporta? Riporta l'immagine del prodotto, con un piccolo riassunto sulle specifiche e caratteristiche del prodotto stesso, mentre l'altro lato cosa riporta? Riporta questo piccolo foro che ci fa vedere il prodotto prima dell'acquisto. Come tutte le confezioni, quasi tutte le confezioni dei mouse da gaming, presenta questa scatola ad apertura al libro. In questa parte troviamo l'immagine del... sì, l'immagine. Troviamo il prodotto stesso, protetto da questa plastica che ci permette di vedere e di impugnare il prodotto prima dell'acquisto. Ovviamente se lo compriamo al negozio fisico, sempre se lo troviate. Quest'altra parte invece cosa abbiamo? Abbiamo due didascalie che ci spiegano la funzionalità del software dedicato a questo prodotto, come la possibilità di creare, come creare le macro attribuibili ai 5 profili disponibili tramite il software e la possibilità di scaricare il software dedicato a questo mouse. Aprendo la confezione cosa troviamo? Allora, troviamo il bundle che è composto da CD driver e manuale di installazione del mouse. Poi troviamo il mouse protetto all'interno di questo involucro in plastica. Togliendo quest'ultima protezione, possiamo mostrarvi il mouse. Allora, facciamo un piccolo zoom. Ok. Allora, come possiamo vedere, il mouse è realizzato in una doppia colorazione, rosso per la parte centrale e nero per i lati dove appoggiamo per esempio il pollice e il mignolo. Come possiamo vedere, abbiamo nella parte posteriore il logo Qdos Z9 Gaming Mouse con una piccola grafica in colorazione nera. Abbiamo la presenza di indicatori DPI, quindi abbiamo primo step che indicherà la risoluzione più bassa attribuita al profilo e fino al quarto LED acceso che indicherà la risoluzione più alta attribuita al profilo. Come possiamo vedere abbiamo numerosi tasti presenti sul dorso del mouse. Cosa abbiamo? Abbiamo
Il tasto posteriore centrale serve per lo switch dei profili, mentre il tasto anteriore serve per lo switch dei DPI. I tasti laterali sono programmabili a nostro piacimento e di fabbrica sono attribuiti all'aumento e alla diminuzione del volume in Windows. Abbiamo la rotellina che si illuminerà di rosso una volta collegata al nostro PC e che permette anche il clic destro e sinistro, oltre al clic centrale. Abbiamo la presenza di due strisce LED sia a sinistra che a destra, che cambieranno colore a seconda del profilo e possiamo attribuire una stragrande varianza di colori che vanno dal rosso al blu al viola al bianco, in quanto i LED sono RGB. Abbiamo il logo SpeedLink sul clic sinistro, mentre il clic destro è completamente spoglio. I lati cosa riportano? I lati abbiamo, per esempio, il lato sinistro, abbiamo questa piccola conca che ci permette di incastrare perfettamente il nostro pollice. Inoltre abbiamo questi due tasti laterali che sono attribuiti di fabbrica all'avanti e all'indietro nelle pagine web e sono facilmente cliccabili tramite pollice, in quanto posti in maniera molto intelligente. Come possiamo vedere, questo parte nera è realizzato in gomma molto soffice e aderente, quindi il grip è assicurato, mentre la parte terminale è realizzata in plastica lucida con una grafica a prisma. Il lato destro invece è completamente privo di tasti, ma è sempre realizzato in gomma molto aderente e in colore nero. E ci permette di avere un ottimo grip per il mignolo. La parte inferiore cosa abbiamo invece? Abbiamo i quattro piedini in Teflon, molto grandi, che assicurano una grande scorrevolezza su ogni tipo di mousepad. Abbiamo il sensore Avago 9008 con una risoluzione massima di 8200 DPI. Abbiamo questo piccolo QR code che ci rimanda al sito web di SpeedLink e nello specifico alla pagina di questo prodotto. E abbiamo queste piccole caratteristiche del mouse con la certificazione CE. Il cavo di questo mouse è realizzato in treccia di tessuto, come possiamo vedere, ed ha una colorazione sempre bicolore rosso-nera, quindi farà felice soprattutto i tifosi della squadra di Milano. Abbiamo questo piccolo blocco di ferrite e inoltre il cavo termina con questo connettore USB placcato in oro. Allora, possiamo dire che per questo piccolo video unboxing è davvero tutto di questo mouse davvero interessante della SpeedLink. Troverete ulteriori foto di questo mouse e le nostre impressioni sulla recensione scritta presente sul nostro sito, sul nostro portale estremhardware.com. Quindi possiamo dire che per quest'oggi è davvero tutto da questo video. E dallo staff di Estremhardware un saluto e al prossimo video unboxing. Ciao!